Buonasera e buonanotte al vostro buon coach che vi saluta e oggi andremo a vedere un argomento abbastanza delicato, ma abbastanza interessante. Sulle ferrovie e i tipi di stazione ferroviaria. Le ferrovie possiamo vedere che si dividono nel numero di binari, che possiamo mettere fino a 7 in una botta sola. In realtà possiamo metterne di più col trucco di collegare le stazioni ferroviarie e dovremo decidere anche la lunghezza della banchina. Però c'è qualcosa in più che si può dire sulle ferrovie. Abbiamo una stazione qua e una stazione qua. Ma ovviamente spianiamo il terreno. Guardatevi, per questo corso vi consiglierei prima di guardare la puntata 1 per la modellizzazione del terreno, e la puntata 2 che parlavamo delle ferrovie base. Poi anche i tunnel, se vi va, insomma, guardatevi la mia serie di tutorial che spero sia abbastanza interessante. Allora, uniamo velocemente. Lo facciamo così. Datemi un secondo che termino la costruzione di questo doppio binario e arrivo. Ok. Come abbiamo visto altre volte, la stazione ferroviaria, premo X per mettere non più trasparente, magari togliamo, mi spiace, ma questi alberelli ostacolano il progresso, quindi li togliamo. La stazione di solito vi dicevo che bisognava farla così, si fa uno scambio in modo tale che le due linee del doppio binario, uno entra e un treno possa decidere se fermarsi o qui, poi per uscire da qui va dritto, per uscire da qui gira e va di qua. Servono dei semafori così, in realtà in questo caso non servono, ma ce li mettiamo lo stesso per sfizio. E questa è la stazione ferroviaria che abbiamo visto fino ad adesso, che si chiama stazione Terminal. O Terminal, se cercate di tutorial su internet diversi dal mio, non fatelo. Questa la trovate chiamata come un terminal. Sempre X per rendere la cosa trasparente. Adesso andiamo a vedere qualche stazione ferroviaria un po' diversa. Questa stazione ferroviaria, per esempio, a parte che ha un po' di sali scendi qua che spianiamo, e mi spiace per gli alberelli, ma anche questi devono sparire in nome del progresso e della scienza. Ok, anche in questo caso, tac e tac. Però come vedete questa è una stazione in cui si può entrare e uscire dall'altra parte, invece che il terminal, che i treni arrivano, girano la motrice e ripartono. Questa stazione si chiama passante oppure roll in, roll out. Come si costruisce una stazione del genere? Innanzitutto distruggendo la fauna, come abbiamo fatto fino a prima, è una cosa fondamentale per il progresso. Premendo X rendete le cose trasparenti. Prendete i semafori. Nelle ultime versioni di Transport Icon ci sono due tipi di semafori. Se vi piacciono di più, quelle parti sopra sono estetiche, quelle sopra e sotto sono la stessa identica cosa. Adesso facciamo un segnale di percorso di quelli a sinistra, che quindi non impediscono il transito dall'altra parte. In uscita giriamoli verso la stazione. E adesso facciamo il senso unico di qua e il senso unico di qua. Questo cosa vuol dire? Che i treni che arrivano da di qua si possono mettere sia di qua che di qua. Qua c'è il semaforo che gli dice di aspettare e poi riprenderanno ad andare a questa direzione. Mentre, qua devo ancora terminarla, i treni che arrivano da questa direzione vanno a decidere di andare qui o andare qui. Aspettano questo semaforo e poi ripartono da questa direzione qua.
Questa è un'altra stazione terminale. Lo facciamo come l'altra parte. Poi posso far vedere una cosa gustosissima delle stazioni non solo ferroviarie. Ancora segnale di percorso normale. Segnale senso unico per dire la linea in ingresso e la linea in uscita. Un po' lontano perché sennò mi blocca questa parte qua che è molto delicata. Se prendo stazione ferroviaria, un binario 3, eccetera, eccetera. Per qualche ragione voglio mettere un binario qua. Così. Se premo CTRL. L'autorità locale di Verbania non l'autorizza perché ci odia da profondamente. Croceferro Valdegate. Facciamo per qualche ragione una stazione ferroviaria qui a Valdegate. Non l'autorizza. Croceferro? Croceferro ce lo fa fare. Possiamo dire che è una stazione separata oppure collegarla a quella che aveva prima. Vantaggio, guardate che area di carico che ha. Praticamente copriamo tutta la città. Op! Poi se questo binario non lo usiamo, chi se ne frega, eh? Però questo non vale solo per i treni, vale anche per i pullman. Ovviamente Valdegate non ci autorizza. Vediamo se magari col ripiantando un po' di alberi che abbiamo distrutto, Valdegate ci vorrà un po' più bene. E ci vorrà bene, sì. Se io faccio per esempio CTRL quando piazzo una stazione di pullman, magari un po' in centro, posso collegarla alla stazione di ferroviaria di Valdegate. Fare un'area di carico un po' più grande che mi garantisce un po' più di passeggeri, carico, eccetera, eccetera. Come dicevamo prima, non è limitato ai treni, però. Anzi, col trucco del pullman e dei camion, questo trucco permette di avere delle stazioni di carico belle grandi, eh? Ok. Ora, vabbè, a parte sfruttare queste stazioni di pullman che abbiamo appena fatto, giusto per... Non mi ricordo più dove l'ho messa. Ok. Va bene, però quello che ci serve adesso sono i treni, no? Datemi un secondo che ve li creo. Eccoci qua con i nostri nuovi fiammanti 4 treni. Cancio. E il primo si piazza, e il secondo si piazza. Allora, problema con l'errore. E vi faccio vedere subito qual è. Facciamo un treno un po' più veloce. E per qualche ragione voglio mandarlo da Croceferro a Verbania. Scommetto che c'è un pezzo di ferrovia non elettrificata qua. Ah no, c'è un semaforo girato sbagliato. Ecco, vedete che c'è già un intasamento del traffico. A parte la mia imperizia con i segnali. Abbiamo fatto una linea sovraccarica e questo treno non può andare direttamente a Verbania perché deve aspettare tutti gli altri. Quindi cosa si può fare? O allarghiamo la RoRo. O facciamo una linea che bypassa il tutto. Adesso qua abbiamo scelto il terreno più montagnoso che esista per farle. Facciamo, allarghiamo magari la stazione terminal. Ah, giusto, il mio deposito ferroviario.
Tra poco vedremo come fare degli ingressi in maniera un po' più efficiente. Come vedete il flusso? Allora, più o meno va, a parte per questo povero trenino che si trova sempre ad aspettare. Quindi per aiutare questo povero trenino faremo una linea che bypassa il tutto. È una linea che arriva qua e si riunisce al treno, alla cosa di prima. Ricordatevi, segnali senso unico di qua, se no si schianta malamente e tanti cari saluti ai soldi che abbiamo speso. Bene, ora dobbiamo collegare da qua a qua. Come si può fare? Lo facciamo con un coso raso. Andiamo a vedere i tutorial che abbiamo visto precedentemente. Cerchiamo di fare un qualcosa di un po' più intelligente. Per esempio qua staccando un bel ponte. Allora, rispetto a Transport Tycoon, OpenTTD ha un algoritmo di navigazione un pelo più efficiente, quindi di qua è fatta. Devo fare solo da qua a qua. Via. Questo è già fatto, quindi potremmo già approfittarne. Questa linea invece deve fare da qua a qua. Ho trovato la soluzione, non bellissima, ma evitiamo ponti e tutto il resto. Allora, facciamo una linea che va da qua a qua, usando un solo ponte. E così abbiamo fatto una linea che bypassa la stazione. Bypass della stazione non è sempre necessario, soprattutto se avete un determinato numero di banchine, però in questo caso qua potrebbe essere, può essere anche utile. Ricordate sempre la penalità quando, di velocità quando andate su certi ponti, quando costruite i ponti, quindi. E i segnali quando entrate da qualche parte, perché poi diventano un problema. Bene, abbiamo fatto stazione terminale, Roro, stazione con distaccamento, che è questa qua, le ballegate. Andiamo a vedere qualche cosa di un po' più cicciotto e interessante. Per esempio qui c'è una segheria e qui c'è una fabbrica di legname. Dobbiamo andare a vedere di costruirci una bella stazione che porta legname alla segheria in maniera efficiente. Partiamo a fare la nostra stazione. Innanzitutto spianiamo un po' qua. No, non voglio spianare così, voglio rimettere pari. E iniziamo a fare la nostra bella stazione. Facciamo a 4 binari e un po' più larga. In questa direzione qua. Allora, in realtà basta che un quadrato della foresta sia coperto, perché la foresta sia coperta. E così va già anche bene. Pianiamo ancora. Qua tra l'altro l'autorità locale è, fammi vedere, con questo punto di domanda lo si riesce a sapere? Nessuna, quindi al massimo questa città ci vorrà morti, più o meno, fammi vedere. Toglimi questa cosa qua. Mediocre. E di peggio. Comunque, qua possiamo iniziare a costruire i nostri treni. Allora, innanzitutto facciamo una stazione di carico Roro un po' particolare. Perché in questo caso
Spianiamo ancora un po'. Avremo una linea in ingresso, sempre con i sensi unici, in modo tale che riusciamo a caricare tutto quello che serve, e una linea in uscita. E ora mi direte, tutto questo con tutta la storia dei doppi binari che ci dicevi, dove è andata a finire, eh? Dove è andata a finire? Adesso lo vediamo. Lo possiamo anche fare così. Possiamo fare anche una cosa particolare, ovvero qua un pezzo di doppio binario. Anzi, la collina non mi piace, spianiamola. Ok, abbiamo fatto un mostro di stazione, eh? Tra l'altro dobbiamo ancora farci i segnali, qua diciamo che è senso unico, qua diciamo che è senso unico. In pratica la linea in uscita sarà così, e la linea in ingresso ovviamente da questa parte, in modo tale che invece che avere una stazione terminale abbiamo una RoRo. Ora, facciamo una cosa. Se noi facciamo una stazione gigante vicino alla segheria e non gli forniamo niente, a un certo momento la segheria fallirà. Provato quando registro prima questo tutorial e non è stato piacevole per niente. Quando fai una stazione gigantesca, a un certo momento, ops, non accetta più legname, non è stato divertente per niente. Allora. L'autorità locale ci vorrà la nostra testa, sicuro. Allora. E qua possiamo fare una cosa simile. Adesso ci prepariamo prima. Andiamo in ingresso. Qua allarghiamo un po'. Qua possiamo metterci una marea di treni, una marea. Ho fatto anche un binario in più, ma fa niente. Tanto per scaricare le merci non è così tanto importante avere una marea di binari qua. Però in questo caso qua abbiamo una stazione che comunque ci fornisce cose, quindi è importante anche portarle via, insomma. Ora facciamo una curva sufficientemente larga per non rallentare troppi treni e li riportiamo di qua. E così abbiamo chiuso l'anello. Quindi di qua si entra, di qua si esce. Quindi ho sbagliato una cosa, questo ingresso. Sì, va bene. Questa deve essere la linea in ingresso. Ogni tanto c'ho anche io qualche piccolo problema, Non... quando disegno le cose. Ok, quindi qua si esce. E qui si entra nella nostra bella stazione.
gigante. Facciamoci i mantenenti treni prima che mi fallisca tutto. Qua come prima abbiamo una un posto d'attesa dei treni qua. Il posto di treni, dove i treni possono attendere. Qua possiamo anche farci un sistema di questo tipo, tanto abbiamo spazio. Mini doppio binario. Ecco qua. Con due. Così. E una bella stazione di manutenzione qua in mezzo. Vediamo tutto e facciamo subito i treni. Giusto per far vedere che siamo ricchi sfondati, mettiamo degli Eurostar praticamente. Dei TGV che vanno qua. E non ho qualsiasi pieno carico e vanno qui a scaricare. Facciamo 6 e via. Vedete se si sono distribuiti adeguatamente. Questo per evitare che mi fallisca la stazione, lo mandiamo. Vedete, questo si è messo in attesa qua pazientemente. Forse in questo caso conveniva un binario in più. Oh, manca un pezzettino di binario qua. Perfetto. Abbiamo portato il primo legname qua, alla segheria. Ora, quello che ci manca, tra l'altro qua c'è un po' di curva gomito che non mi piace tantissimo. E anche qui vedete che ci sono un po' di curve che fanno rallentare i nostri treni nel massimo. Così un po' più pulito. E qui abbiamo una stazione Roro con piazzole di attesa che carica una marea di legname. Adesso se facciamo altri due binari di qua, giusto per raccogliere gli ultimi due trenini. Pam, pam. Abbiamo fatto una mega stazione che, come vedete qua, il doppio binario non è necessario che sia proprio, proprio sempre parallelo, eh. L'importante è che sia a senso unico e si capisca dove si possa andare. Perfetto, qua portiamo una marea di legname. Questa è l'ultima volta che si mette di qua. Bene, l'ultima cosa che dobbiamo fare è una stazione separata che porta le merci. Vediamo se qua ci possiamo... Qua accetta bene. Liberiamo la stazione. Questa è un po' stretta come curva, come vedete. Il treno rallenta parecchio. Meglio allargarlo un pochino. E poi io, se invece che livellare il terreno lo spiano così brutalmente, non è il massimo. Rimettiamoci due. Caselle, due caselle. Ecco fatto. I treni in uscita dovrebbero cavarsela un po' meglio. Abbiamo i soliti semafori. Il
Vediamo con questo treno come se la cavano. Direi che va già molto più veloce. Potrei allargarlo un po' di più vista la sua dimensione, ma vabbè, va bene anche così adesso. Tra l'altro qua se non c'è una cosa di scambio. Se fate sempre una piazzola di manutenzione lontane dalla linea principale, almeno i treni che vanno in manutenzione non vi rallentano tutto. Capitare, eh? Questo per esempio è come collo di bottiglia quando esce, che se qualcosa si spacca qua ti blocca tutta la linea. Però è sufficientemente grande da mantenere tutto. Bene, allora, vediamo se riusciamo a fare una stazione che porta le merci. Allora, qua prende posta. Qua prende beni, solo che in mezzo è un po' dura. Diciamo, una stazione qui. E una stazione qui. È un po' troppo larga. Qui. Se diciamo di collegarsi insieme, questa stazione qua accetterà magicamente bene, perché l'area di carico è in mezzo. Quindi abbiamo fatto una stazione condivisa che accetta anche bene. Giusto per salvaguardarci, facciamo anche una bella stazione di pullman qui in mezzo, che colleghiamo sempre alla stazione ferroviaria, e facciamoci un mini servizio di pullman urbano, già che ci siamo, in modo tale che la città cresca e possibilmente richieda sempre più bene. Questo in realtà non serve, però. Vabbè, fa niente, non è lo scopo del nostro tutorial in questo momento. Ora vediamo ancora che il... Premuto ancora X per rendere le cose più trasparenti. Ognuna di queste stazioni ferroviarie dovrà fare un ingresso e un'uscita, eh? Quindi forse è meglio se ci dedichiamo a una stazione, se gli facciamo una stazione dedicata. Una sorta di stazione incrociata con questa pletora di Rorò, che fa apposta per il legname, e invece la colleghiamo qua. No, ha sbagliato. Qui. Per trasportare i beni fuori dalla segheria. Se proprio siete amanti dei binari paralleli, da farci il doppio binario in questa maniera qua. Non certamente necessario, ma più carino. E più gestibile, probabilmente. Più ordinato. Solito le piazzole di carico. Ci possiamo mettere qui. Allora. Qua. Tra l'altro, ho fatto le fermate di pullman, ma non ho fatto il servizio di pullman. Non è lo scopo del tutorial, ma è che ci siamo. In modo tale che continui ad accettare beni, perché il problema è che non me li accetti più un certo uni. Perfetto, allora, nuovi treni. E concludiamo il tutorial, dovrò andare da una stazione terminal a una stazione separata. Qua non ho fatto ancora i segnali. Per le terminal, bene o male,
i segnali sono un po' automatici. Qua ricordiamoci che questo è un pezzo a doppio senso, eh? Quindi mettiamoci un semaforino in ingresso. E ora, sperando che... Perfetto, avete visto il treno che è partito? Un treno non parte mai, questo qua. Si fermano tutti in questa stazione qua, per qualche ragione. Però vabbè, così. Bene, questo tutorial è finito. Ci vediamo la prossima puntata con un altro tutorial Made in Coach. Il vostro coach vi saluta e vi rimanda a una prossima registrazione. Mi raccomando, se vi piacciono queste serie, mettete like al video, fate subscribe in modo tale che non vi perdete le prossime puntate. Ciaone!